Parli, parli. Non abbiamo nessun reddito né nessun posto dove andare. Siamo composti male. Non so quello che devo fare. Però mi sento impotente di ogni cosa. Con mio figlio ammalato, purtroppo è la cosa più grossa per ora. E niente, non so quello che devo, cerchiamo soltanto un aiuto per poter tirare avanti alla situazione finché non si trova una sistemazione. Fino a questo momento non abbiamo avuto risposte, soltanto voci che si stanno interessando a provvedere a qualche cosa, ma alla fine di concreto non c'è niente finora. Quello del bambino. E il problema più grosso è avere un palazzo di sopra. E purtroppo l'aiuto che cerchiamo è perché lavoravo e mi finanziavo in me stesso con tutta la mia famiglia. Ho avuto questa disgrazia di avere gli arresti domiciliari con un colpo di testa che ho dato e stiamo senza reddito, senza niente, siamo esclusi di ogni cosa. Sindaco Orlando, io chiedo a lei di provvedere di darci un alloggio. Più che altro per mio figlio, per avere un tetto sulle spalle. Perché ha bisogno molto di tranquillità. Di stare molto sereno, non in questo calvario, che vive anche lui. Signor Sindaco, per come vede la situazione nostra, se ci vuole andare in fondo, di darci un aiuto perché non abbiamo nessun reddito, come poter vivere? Viviamo alla giornata con quello che ci danno i genitori che abbiamo, alle possibilità. E viviamo così per ora. E chiediamo a lei, che è il primo cittadino di Palermo, di darci aiuto. È ancora nel disagio, nell'insicurezza e nell'incertezza più totale. Aspettiamo ancora una risposta da parte dell'amministrazione comunale che non arriva purtroppo per la famiglia Gandolfo Oliva come per altre famiglie che hanno un disagio economico ed abitativo. Riscontriamo una insensibilità da parte dell'amministrazione della città. Occorre che il comune dia una risposta concreta a questa famiglia e dia un tetto al minore gravemente ammalato.